Fucci. Carbone. Onorevole capo di casa, provi a votare. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. 1.862 Pastorelli, c'è l'invito a ritiro, parere contrario. Lo poniamo in... Chiede di intervenire, prego. Ritiro. La ringrazio. A questo punto 1.907 Grimoldi, invito a ritiro, parere contrario. Onorevole Grimoldi, lo poniamo in votazione, col parere contrario di Commissione e Governo, votazione aperta. Carrozza. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, siamo all'1.854 Palese, contrario a Commissione e Governo. Dichiaro aperta la votazione. Covello. Palma. Palma. Calabria. Altri che non riescono a votare? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo all'1.895 Segoni, parere contrario di Commissione e Governo, votazione aperta. Spadoni. Altri? Coppola, D'Ambrosio e Pastorino. D'Ambrosio è riuscito? No. Sì. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge, c'è l'1.936 Fraccaro. Chiede di intervenire l'onorevole Borghi. Prego. Grazie Presidente. Per sottoscrivere l'emendamento, in considerazione anche del fatto che come Partito Democratico condividiamo il principio e lo spirito del contenuto, in considerazione anche del lavoro che colleghi hanno fatto in sede emendativa, penso in particolare al lavoro fatto dal collega Carrescia, si tratta di un emendamento che applica una particolarità di riconoscimento nei confronti delle piccole e medie imprese con riferimento ai tempi e alle modalità di pagamento, ed è un tema molto sentito e molto avvertito sul quale ci sentiamo di condividere, per questo sottoscriviamo. La ringrazio, onorevole Fraccaro. Sì, grazie Presidente. Credo che il collega Borghi intendesse dire di sottoscrivere la riformulazione per correttezza. Bene. Mi permetto, Presidente, di spiegare un po' il contenuto, anche per la votazione che poi avverrà, del mio emendamento e le intenzioni che sottendono a questa formulazione e anche riformulazione da parte della maggioranza. Si tratta di affrontare e di disciplinare la materia del subappalto, una materia che purtroppo conosce, nell'applicazione